Buon pomeriggio a tutti, cari youtubers, e benvenuti in questo mio nuovo video. In questo video vi farò vedere da questo e poi ne farò altri. Questo è il primo episodio. E il mio Animal Crossing New Leaf. Allora, per incominciare, oggi è il 6 agosto 2014 ed è mezzogiorno e mezzo quasi. E questa città l'ho chiamata New York perché è la città dei miei sogni dove vorrei visitarla. Ovviamente non può essere uguale a New York perché è un gioco. E questa qui è la mia casa, qua ci sono i miei fiori. Per ora è così, è da un po' che l'ho riniziato il gioco. Di preciso non mi ricordo bene quando l'ho iniziato, però non ho voluto farvi vedere l'inizio perché era noioso, cioè non si faceva niente, quindi volevo aspettare. Da qui in poi ve ne farò vedere altri. Per chi avesse dubbi e mi vuole chiedere qualcosa, io glielo posso spiegare quello che riesco, perché anche io sono nuova, cioè l'ho preso un paio di mesi fa, non mi ricordo quanto, e quindi sto imparando anch'io, ma finora ho imparato un sacco di cose di questo gioco e ve le posso spiegare. Ora vi spiegherò come ottenere la caffetteria e come lavorarci. Io non ci lavoro ancora, ma vi spiego comunque come fare perché so come farlo. Poi come ottenere la pala d'argento e la canna da pesca d'argento, che poi possono diventare anche oro, basta che donate. Per ottenerli, vi dico subito, dovete donare un sacco di fossili o un sacco di pesci, e per il rettino un sacco di insetti, ecco. E a seconda, se li donate tipo 15, 20, 30 è argento. Se ne donate tipo, completate credo la collezione, vi dà quella d'oro. E questa è la mia casa, qui c'è il letto, qua dovrò mettere un tavolo, qua c'è il mio pianoforte perché pianoforte a corda. Ora sono brava a suonarla. Nella realtà no, però lì sì. Questa è la luce, la lampada, camino, e ho messo anche il condizionatore, strano, eh? Poi ho un cane. Poi qua lettore CD. E questa, per ottenere questa, che è una conchiglia musicale, io la chiamo. Per ottenerla dovete trovare una conchiglia speciale. Cioè, prima dovete sbloccare il marito della capra, perché non mi ricordo il nome, di Ricicla, che ora vi farò vedere. Dopo, una volta sbloccato, dovete portargli una conchiglia ostrica gigante, mi sembra, sì. E poi lui vi chiederà la canzone e vi farà un modo di creare queste, e diventerà così. Tipo un carion, è un carion. No, smettimi qua, sì, mi vanno bene, ora sparisci. Perché devi sempre venire qua? Scusate per mio papà, ma viene sempre qua in taverna e non ho mai pace, non ho mai pace. Chiedo tanto, chiedo un po' di tranquillità e di pace. No, vero? Vabbè. Quanto odio. Ok, andiamo avanti che è meglio. Quindi qua ho il lettore CD. Questo serve anche l'armadio, che mettendoci sopra questo non si apre più. Però ho preso un altro Comò Sirena, dove qua invece posso prendere tutte le cose. Ok, qua metterò il tavolo, il pianoforte, il letto. Ok, il condizionatore, perfetto. Allora, per il carino vi ho spiegato, ok, ostrica gigante, sbloccare il marito della capra di Cicla e Crea. Allora,
Avrete sempre un municipio, il municipio dove voi potete mettere delle ordinanze, una sola. Se dopo più avanti volete cambiare, si possono cambiare, ma bisogna spendere soldi. E comunque questo è il municipio, la bandiera la potete cambiare. Ok, ho messo l'ordinanza per la città, che non so che tra poco cambierò. E questo è il Recycle Care, dove voi potete vendere le vostre cose. Vendere le vostre cose, ecco sì. Ops, scusate, la mano che trema e che tenendo con la mano sola. Ora, per ottenere la caffetteria, dovete sbloccare il primo piano del museo e per sbloccarlo dovete donare una cosa per ogni tipo, cioè un insetto, un quadro, un fossile e un pesce, e poi 50 di uno, cioè uno di tutti e dopo 50. E quindi vi chiederà dopo il primo piano, dopo una settimana vi chiederà la caffetteria come opera pubblica. Voi pagate, costa 298.000 e dopo l'aprirete. Se ci andate tutti i giorni e fate amicizia col barista, io lo chiamo barista, cosa succede? Io ci ho già bevuto il caffè perché avevo fatto un altro video, ma papà me l'ha rovinato e quindi mi è toccato rifarlo. Comunque, se voi prendete il caffè e ci parlate tutti i giorni, dopo un po' vi chiederà di lavorare lì. Mi chiamerà anche per nome. E vi faccio vedere via degli acquisti. Comunque qua ci sono i fossili in teoria, oppure di cose musicali, diciamo, che ogni nome cambia. Comunque, come opera pubblica, per ora ho fatto la caffetteria, il faro che si accende di sera, poi ho fatto la fontana vicino al municipio, che voi avete notata, il pozzo e andando di qua. Passando il ponte, c'è il vaso, va bene, case. Questa è la piazza centrale. Qua è la stazione dove potete fare invitare ospiti sia tramite street pass che spot pass, oppure andare voi in un'altra città vicina o lontana, vicina street pass, lontana spot pass. E questa è via degli acquisti. Poi vi faccio vedere la panchina, molto molto bella. Allora, in via degli acquisti, all'inizio si aveva la banca, vabbè, il Mobilock, scusate la voce che mio papà mi ha fatto urlare, mi è venuto un po' mal di gola, vabbè. E la discoteca e la casa da sogno ve la chiederanno. Allora, per la discoteca verrà il proprietario che vi dirà di fare un tot di firme, dopo la metterà come opera pubblica, la dovete sempre pagare e dopo verrà fatta, costruita. Per la casa da sogno sempre qualcuno vi chiederà la casa da sogno. Alla banca potete spedire lettere o depositare in banca i vostri soldi. All'inizio non avrete il brico così, ma ne avrete uno più piccolo, dopo man mano si ingrandirà a seconda di quanta roba comprerete. Qua c'è il giardinaggio, la parrucchiera, qua vendono vestiti e qua accessori, scarpe e il museo. Allora, il museo, non vi faccio vedere tutte le stanze perché sennò non finiamo più. Questo è il primo piano, alcuni lo chiamano secondo, però in teoria sarebbe primo piano, dove potete esporre le vostre cose, quindi comprando questo
e altre cose che ogni giorno usciranno. Dopo potete affittare delle stanze numerate dall'1 al 4 e costerà 10.000 soldi, diciamo. Loro le chiamano stelline, però sono soldi, diciamo, stelline. Poi quindi qua c'è il primo piano, poi qua vengono esposti le farfalle, gli insetti, i pesci, questo che non si capisce bene, ma sono quadri e monumenti, e qua i fossili. Prima ha durato 18 minuti, ora vi faccio vedere la spiaggia. Prima vi faccio vedere come è fatto dentro qua, dai. Ok, la prossima volta comunque vi farò vedere, mentre lavoro alla cafetteria, vi farò vedere l'isola, perché si può andare anche su un'isola. Vedete qua ogni giorno ci sono cose nuove, certe volte sono anche delle ripetizioni. Questa mi interessa, che dopo la metterò nel lettore CD. Sì. Anche se non ascolto, ok. E poi ci sono anche degli eventi, Insettomania. Comunque per avere sempre forse sugli eventi vi consiglio di andare nel sito Animal Crossing New Leaf del sito di Nintendo e là vi metteranno tutti gli eventi, vi spiegheranno tutto, diciamo. Ok, mi ho spiegato, sì, ok. La spiaggia. La parrucchiera serve per i capelli, ora io ho sulla parrucca lì è per esporre le vostre case che vi spiegherò sempre la prossima volta. Cercherò di fare più episodi possibili. Ora intanto caricherò questo e poi diciamo che vedo come va, se ha successo, e se ha successo, diciamo, andrò avanti con i video, se no mi fermerò uno, ma penso che ogni tanto li rifarò, non spesso, a seconda di quanto successo hanno. Ok, ho già passato il ponte, ok. Qua è il ponte, qua puoi pescare. Allora, aspetta, io ho la muta. Sì, se voi mi mettete la muta, guardate cosa potete fare. Io vi faccio solo vedere che andare sott'acqua è un po' difficile. Solo con la muta, che ce ne sono di diversi tipi, però tante sono rare, potete nuotare. E poi con la canna da pesca potete, diciamo, pescare. Perfetto. Ah, qua c'è lo scoglio. Wow, che figata. Non l'avevo mai notato quello scoglio. Attenti, la medusa. Se andate addosso alla medusa, vi pungerà. Basta premerà più volte e dopo il mio, lo chiamo sempre mio, si prenderà. Vuole andare nella spiaggia. Quei punti neri sono per andare sott'acqua. Quando voi vedete quei puntini neri con le bollicine, vuol dire che dovete immergervi con A e potete pescare i pesci, i crostacei, diciamo, che vivono in fondo, nel fondo, diciamo. Poi questo vi porterà all'isola, che ora non ci vado, e vi porterà all'isola, e questa è la spiaggia. Però cosa voglio vedere? Che prima vi ho fatto vedere più cose. Ah sì, dai, vi faccio vedere Ricicla e Crea, dove vi spiego meglio che i nomi, non me li ricordo. Comunque ho fatto anche la fontana, vedete qua che bella, vicino al municipio. Valutate anche voi com'è la mia città, se volete anche consigliarmi dei miglioramenti oppure delle cose da fare, volentieri io accetto ogni suggerimento, anzi, ne sarei felice.
Comunque questa è Riciclacare, dove potete esporre i mobili che non vi interessano più, che dopo le persone, cioè gli abitanti, possono comprare, oppure direttamente venderle a lei, ad Alpaca. Poi se questa qui si sbriga, vedete che rimarrà stupita e perché vorrà comprare qualcosa. E questo è il marito. Per sbloccarlo dovete vendere a un totale, mi sembra, di... Adesso non so, non vorrei dirvi una sciocchezza, mi informerò. Comunque mi sembra 30.000 sterline, no, 100.000, adesso non mi ricordo. Ora lei si è stupita, mi chiederà. Quasi quasi mi compro questa piramide. Tu che ne pensi, Chiara? Allora, diciamo che non sta tanto bene, che tu non hai lo stile egiziano, quindi io gli dico di no, perché secondo me non fa un buon acquisto. Per dopo non rivenderlo. E questo è il negozio. Comunque dovete vendere un totale in tot di soldi delle cose e dopo vi sbloccherà il marito che vi farà quell'orologio, ad esempio l'ho modificato lui e dopo l'ho messo in vendita perché non è che mi interessava molto. Qua il fiume. Ok, per ora ci fermiamo qua, spero che il video... Dov'è la mia casa? Eccola qua. Spero che il video vi sia piaciuto, se volete, diciamo, consigliarmi qualcosa, qualche miglioramento o chiedermi qualcosa, fate pure, io nel prossimo video vi risponderò. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti! E ciao, sì. Ciao.